Questo qui è stato uno dei primi giochi che ho portato sul canale, solo che all'epoca l'avevo fatto senza commento, mentre oggi sono qui per rifarlo con commento. E tra un attimo vi spiegherò il perché di tutta sta faccenda. Ma prima vorrei dire qualcosa a chi di voi magari non conosce To The Moon. Come potete vedere dal menu e come vedrete ancora meglio dentro il gioco, qui abbiamo a che fare con una grafica molto spicciola, molto minimal. Ragazzi, io capisco che anche l'occhio vuole la sua parte, è una cosa che vale anche per i videogiochi, ma vi posso garantire che To The Moon ha delle musiche, una storia, una capacità di commuovere e di trasportare lo spettatore che sono fantastiche, non hanno bisogno del supporto della grafica. Anzi, questo gioco qui, questa avventura, questa esperienza, semmai ci ricorda proprio questo, che la grafica è un optional. Se c'è, ok, migliora l'esperienza visiva del gioco, della narrazione, della storia e tutto quello che volete. Se non c'è, francamente chi se ne frega, soprattutto in storie come questa che, regà, mo vedrete. E sì, vi dicevo che questa serie l'avevo già portata sul canale, ma senza commento. Questo per alcuni motivi, tipo che qui ci sono delle musiche fantastiche e francamente mi sembrava una specie di crimine parlare sopra le musiche. Poi c'è il fatto che qui non ci sono doppiaggi e all'epoca mi faceva uno strano effetto immaginare di leggere i sottotitoli senza le voci. Vi ripeto che ero alle prime armi col canale, quindi c'era anche un po' di imbarazzo, di ah, ma io sono qui chiuso nella stanza che sto parlando da solo. Cioè già quello era un pochettino strano, figuriamoci il fatto di leggere i testi. E motivo principale della mia scelta di non mettere il commento era il fatto che questo qui forse non è neanche etichettabile come videogioco, perché è una specie di film interattivo. Ora regà, chiamatelo come volete, non mi interessa, il punto è che è una storia fantastica, quello è il nocciolo della faccenda, la cosa che ci importa di più. E quindi, siccome è una specie di film, non volevo correre il rischio di rallentare la narrazione del gioco. Anche perché To The Moon ha una storia così particolare, così commovente, eccetera eccetera, che è un po' complicata da portare in forma di let's play con il commento. Eppure adesso sono qui, ho deciso di rifare questa serie con il commento, quindi che cosa è cambiato? Il discorso del leggere i sottotitoli, beh, non mi mette più a disagio, perché ormai ho fatto parecchi let's play, ho letto parecchi di questi dialoghi, a volte divertendomi anche parecchio, quindi non ho più questo problema psicologico, per così dire. Il problema del parlare sopra le musiche, leggendo i sottotitoli o fermandomi a fare qualche riflessione, purtroppo rimane, però ci saranno sempre dei momenti in cui terrò il becco chiuso, quindi potrete sentire le musiche meravigliose di To The Moon. E come dico sempre, se vi piacciono, cercatevi poi le soundtrack, è un invito che vi faccio sempre. E per quanto riguarda il timore reverenziale, diciamo che mi sono messo l'anima in pace. Questo non vuol dire che adesso commenterò tipo vabbè, come viene viene, chi se ne frega, però non starò troppo a ossessionarmi, ecco. Sicuramente a volte mi fermerò e dirò il mio parere, ma cercherò anche di non rallentare troppo la narrazione. Ladies and gentlemen, preparate i fazzoletti, perché stiamo iniziando To The Moon.
Una cosa che ho dimenticato di dire nell'intro è che in questo gioco c'è anche una forte componente umoristica. Non che ci sia qualcosa di divertente in due persone che fanno un incidente, ma insomma lo vedrete. Sei diventato cieco, Neil? Oh, scusa tanto se ho eroicamente tentato di salvare un povero scoiattolo da morte certa. L'unica cosa certa è che lo hai investito lo stesso. Oh. Lo hai investito e ti sei schiantato contro un albero. Ascolta, calma e gesso, tanto è un'auto aziendale. Ma che, mi prendi in giro? Il capo ci farà la pelle. Diremmo che così facendo ho salvato un cagnolino. Adora i cuccioli, no? È più un tipo da gatti, grandissimo. Oh mondo, perché devi essere sempre così complicato? Amen, qualunque palla di pelo preferisca, crisi scongiurata. Bravo, ricordati di scriverlo nel rapporto però. Prendiamo l'attrezzatura dalla macchina e dirigiamoci nell'abitazione. All'abitazione. Il gioco è molto spicciolo, ve l'ho già detto. Tra l'altro credo sia stato realizzato con RPG Maker. Hai ottenuto l'equipaggiamento. Vieni qui caro, si va a fare un giro. Questo parla con l'attrezzatura. Un'auto aziendale nuova fiammante. Uff, ho fatto schiantare l'auto per evitare di investirlo. Tutto qua, cos'altro volevi? Non far schiantare l'auto ed evitare di investirlo? Ora chiedi troppo. Sì, questo è giusto un assaggio, no? Di tanti scambi di battute che ci saranno fra questi due personaggi. Sono dei dottori e non sappiamo dove sono e perché. Calma, non scordarti dell'auto. Ti stavo solo mettendo alla prova. Dottoressa Rosalyn e dottor Watts. Molto premuroso. RPG Maker, dicevo, dovrebbe essere un programmino che permette di creare giochi così, molto semplici, relativamente semplici. Permette di creare giochi anche a chi non ha conoscenze di programmazione. Un masso? Chi l'ha messo qui? Sarà l'ultimo grido in fatto di antifurti? Numi, come se non avessimo già poco tempo. Proviamo a spostarlo. Forse potremmo usare un ramo sufficientemente robusto come leva. Oppure... diciamo che potremmo dare la colpa al masso e tornarcene a casa. Non è esattamente stacano vista. Vada per il ramo. Hai ottenuto un ramo. Bene, speriamo fini tutto liscio. Che è successo? Ma che... come... un tipico sasso che si... può far scoppiare. Era un palloncino a quanto sembra. Ok, meglio incamminarsi. Ok. Facciamo finta di niente. Pieno di scoiattoli. Vabbè, qua è una foresta ricca di vita. Quanto verde. Oh, eccoci arrivati. Mamma, sono arrivati! Si è scelto un bel buco per ritirarsi, eh? Oh,
o standard più alti? Piano piano iniziamo a capire le personalità di questi due personaggi. Turni di notte, pro o contro? La risposta la conosci già, sottospecie di vampiro. Quindi suppongo che a lei non vadano tanto a genio. Sembra che passeremo un'altra notte in bianco. Sembra di sì. E dubito avranno del caffè da qualche parte. Zitto. E l'oceano scrosciante intonerà per noi dolci ninananne. Se continui a blaterare non faranno effetto. Finché le tue parole non... Attrezzatura, imbecille. Non mi pagano abbastanza per tutto questo. Insomma, due colleghi con un rapporto un po' amichevole, un po' scherzoso, un po' così. Atto 1. Non l'ho mai detto a nessuno, ma ho sempre creduto che fossero fari. Il dottor Watts e la dottoressa Rosalind, suppongo. Grazie per averci raggiunto con così poco preavviso. Si figuri, anche io non sono il massimo a stimare la data di morte della gente. Dunque sono venuti qui per... un decesso, in teoria, no? Lei è la figlia del paziente? Oh no, sono soltanto la sua badante. Paziente, quindi non è qualcuno ancora defunto, ok. Anche se io ovviamente conosco già la trama, a volte farò un pochettino il finto tonto per non spoilerarvi già la storia se non la conoscete. Altre volte magari anticiperò qualche cosettina giusto per rendere le cose un po' più chiare e più fluide. E altre cose invece potrei non ricordarle effettivamente, quindi a volte non farò il finto tonto ma farò davvero delle ipotesi sincere, perché magari appunto non mi ricorderò bene uno o più elementi. E loro, quei marmocchi che abbiamo visto sgattaiolare, sono i miei bambini, Sara e Tommy. Il mio non è esattamente un lavoro dall'orario regolare, per cui Johnny ci lascia vivere con lui. Vivere qui con lui. Tale Johnny sarebbe il nostro uomo, dico bene? Johnny? Senta, se stiamo parlando di un bambino, non credo che la nostra azienda sia la più indicata. No, no, è solo che preferisce essere chiamato così. È al piano di sopra, insieme al medico. Venite con me. La nostra azienda. Di che si occupano? Su, prendi il case e andiamo. Quando un giorno mi si spezzerà la schiena, avrai notizie dal mio avvocato. Hai ottenuto equipaggiamento. Ok, dirigiamoci al piano di sopra prima che mi sfugga di mano. Ah, controllo lei. Potremmo ficcanasare, ma per ora non credo in realtà il gioco ce lo permetta. Vediamo giusto il pianoforte. Four River. Ma che canzone è? Due note ripetute per tutto il tempo. Si vede che non te ne intendi di musica. Four River, Johnny, quindi è stata scritta da lui. Spoiler, in realtà non è una canzone, o almeno credo, non c'è un testo per la voce. Ok, via libera. Chi arriva prima suona la canzone. Non vale, mi hai spinto. Come no? E poi ti toccano le due note della parte noiosa.
E qui il bellissimo tema musicale, To River. I bimbi non se la cavano affatto male per la loro età, beh direi. Ehi, sbaglio, eri tu quella che diceva che non avevamo tempo da perdere. Lieto di conoscerti, io sarei quello che si sta caricando del peso di un piccolo meteoroide, addirittura. Ok, ok, andiamo. Molto polemico, Watts. Parliamo con il medico. Non reagisce agli stimoli, ma la strumentazione indica che si sta ancora aggrappando alla vita. Difficile dire quanto tempo gli rimanga, se fossi in voi farei in fretta. Paziente in fin di vita, ok, perché siamo qui? Pronti agli ultimi preparativi? Sì, solo un secondo. Come potete vedere qui dai crediti iniziali, il gioco è super indie, come se già non bastava la grafica a farlo capire. Siamo sicuri che l'energia elettrica di questa casa sarà sufficiente? Si tranquillizzi, è in ottime mani. Oh cacchio. Andiamo bene. Ordinaria amministrazione, volevo lasciare un po' di suspense. Cose fantascientifiche super fighe. Come sta andando? Non bene. A occhio e croce non gli darei più di un paio di giorni. Bastano e avanzano. Così potete esaudire ogni suo desiderio, eh? È il nostro intento, sì. Ma il successo è garantito, perché siamo i migliori sulla piazza. Bene, e il desiderio è... La luna. La luna. La luna. Vuole andare sulla luna. Da qui il titolo del gioco, To the Moon. Questi vecchiardi diventano ogni anno più svitati, eh? Proprio insensibile, dottor Watts. Dunque, potete accontentarlo? Possibile. Voleva dire certo che sì. Può raccontarci qualcosa del nostro cliente? Io non lo conosco poi molto bene. Johnny è un individuo eccentrico. Nei 2 anni in cui ho lavorato qui l'ho sentito parlare molto di rado. È stato un artigiano per la maggior parte della sua vita ed è vedovo da 2 anni. Quindi lei è venuta qui dopo la morte della moglie, ok? So ben poco oltre a questo. Perbacco, di questo passo non mi stupirei se fosse più informato il postino. Sempre estremamente fastidioso. Tu ammutolisciti, limitati al lavoro. Beh, credo che cercando in casa potreste scoprire qualcosa in più. Dubito sarebbe di disturbo a Johnny, considerando che ha deciso di ingaggiarvi. Oh, perfetto. Ok, chi di noi due fa il detective? Dunque, nella mia partita senza commento sono andato in giro con Watts, quindi qui, per variare, potrei mettere Rosaline. In realtà non credo cambi molto, ma vabbè, sì, andiamo con Rosaline a sto giro. Apprezzo l'offerta, ma il mio sedere è troppo impegnato a stampare il suo bel faccione su questa sedia. Non disturbarlo, già che ci siamo, continua pure. Tommy e Sara possono esservi d'aiuto, staranno di certo giocando con il pianoforte. Ok, quindi la compagnia per la quale lavorano la dottoressa Rosaline e il dottor Watts si occupa di realizzare qualunque, in teoria, desiderio abbiano le persone sul punto di morte. La badante ci ha detto che questo paziente, Johnny, si è volontariamente rivolto a loro, quindi non è stata un'idea di, che ne so, qualche figlio o qualche nipote.
e a quanto pare il desiderio di Johnny è quello di andare sulla Luna. Agisce di stimoli, ok. Difficile dire quanto tempo gli rimanga, sì. Aspetti, si avvicini. Ho una cosa da darle. Ecco, prenda questo. Hai ottenuto RPM, Remote Patient Monitor. Vi permetterà di monitorare le condizioni di Johnny. La ringrazio, stavo giusto per chiedere. Elettrocardiogramma di Johnny ora accessibile dal menu. Menu, suppongo sia ESC, sì, ok. Ecco qui, adesso possiamo monitorare i parametri di Johnny. Dottoressa Eva Rosalyn, esploratrice scelta della funzione mnemonica, Sigmund Corp. Questo è il nome dell'azienda. Che non realizza le ultime volontà dei pazienti prima di morire, che poi non si tratta neanche di ultime volontà, piuttosto si tratta di i più grandi sogni che le persone non sono riuscite a concretizzare durante il corso della vita. Però sì, questa azienda non realizza davvero quei sogni nel mondo reale, li realizza nel mondo onirico. I sogni vengono realizzati in un mondo di sogni. Guarda che cosa carina. Una specie di Matrix onirico, se vogliamo, no? E per realizzare in questo modo i sogni dei pazienti, questi due dottori devono scavare nella mente dei pazienti tramite quei macchinari strani, scoprire più informazioni riguardo il paziente per creare una simulazione in stile Matrix, per così dire, che sia credibile, no? Ecco anche perché lei c'ha sta cosa, la funzione mnemonica, che ovviamente ha a che fare con la memoria e i ricordi, perché devono proprio andare a scavare e studiare il paziente. E Sigmund Corp è quasi certamente un omaggio a Sigmund Freud, che insomma con la testa c'aveva abbastanza a che fare. Pussa via, va a fare l'investigatrice da un'altra parte. Quindi sì, ci servono più informazioni su Johnny. Vediamo se i marmocchi possono aiutarci. Questi qui che suonano questa melodia fantastica. E sono due prodigi, santo cielo, così piccoli e sanno suonare sta melodia. Che c'è? Facciamo un giro della casa, fate come se non ci fossi. Sarà Tommy, se non erro. Vostra madre diceva che avrei potuto riferirmi a voi per fare un giretto della casa. Sì, potremmo aiutarti. Potremmo? Guarda come cambia la musica, diventa più gioconda. Potremmo, se tu aiuti noi, ecco tutto. Che ne dici, Tommy? Dico che hai ragione. Cosa volete in cambio? Vogliamo un triliardo di dollari. O il bastone di zucchero che mamma ci tiene nascosto. Sì, sì, ho quello, capito? Lo metto sullo stesso piano di valore. Eh? C'è questo gigantesco bastone di zucchero su uno scaffale, troppo in alto per noi. In cucina, la mamma vorrebbe darcelo in premio dopo le pulizie. Vorrebbe darcelo? Ah sì, se fanno le pulizie, ma loro non le fanno mai sicuramente, ok, ho capito. Portacelo e farai tutto il giro della casa con noi. Che ne dici? Ah, sicuro, corro a prenderlo, ma sì dai, spaccatevi i denti a latte che fa tutto bene. Anche mia madre piazzava le caramelle sugli scaffali alti. E va bene, vi aiuterò, così per solidarietà. La porta della cucina è accanto alle scale. Ora va. Fate che ci sono scale pure qua, ma credo sia questa. Ecco il bastone di zucchero. Accidenti. Ok, mobilettino.
tanto vale raccogliere questo bastone di zucchero e far contenti i bambini. Ho ottenuto bastone gigante di zucchero. Calorie inutili. Ma zitta che gli fa bene, dai. È propedeutico alla crescita spaccarsi i denti con le caramelle. Quante volte ho svuotato confezioni di caramelle e poi mi sono sentito male al pancino. Tutta roba che fortifica. Eccolo, come d'accordo, un gran bel bastone gigante di zucchero. E se collaborerete subito, non ci starnutirò inavvedutamente sopra. Hanno smesso subito. Da dove cominciamo? Io lo so, c'è una stanza buffissima in cantina. Non mi piace quella stanza. Cosa intendi con buffa, di preciso? Vedrai. È stranissima. Abbiamo bisogno della chiave, però. Il vecchio la teneva dentro un libro nel suo studio. Ok. Studio è di qua. La stanza dei libri. La chiave per la stanza buffa è nascosta nel libro più grosso sullo scaffale più in alto. Scaffale è qui, ma vediamo se c'è dell'altro. Questo suppongo sia per accendere, sì, ok. I vestiti nuovi dell'imperatore, oh wow. Leggiamo un passaggio, dai, non credo sia necessario. Però è interessante. Dusklight, la storia d'amore di una ragazza e dello zombie che profumava di margherita quando esposto ai tenui raggi del sole. Credo questa sia una neanche troppo velata pernacchia Twilight, ma potrei sbagliarmi. Leggi qualche pagina, non credo, credo proprio. Non è questo quello più in alto? Qui dall'arte dell'origami per gli autostoppisti. Volume 1 per non tagliarsi con la carta. Accidenti. Forse posso spostare qualche mobile. Ah, forse è qui? No? Raga, sono già arrivato a... Già mi sono bloccato. Ah, aspetta. Deve essere qui dentro. Devo leggere per trovare la chiave, ora che ci penso. Forse è in quest'altro. L'anno prossimo forse. È tenuto chiave, era nascosta lì dentro. Nascondio eccellente. Credo nel senso che normalmente nessuno cercherebbe dentro un libro così brutto. Quindi sì, una critica abbastanza accesa. Mi fa molto piacere. Tommy una volta ha preso a tirarmi dei libri urlando "Lotta di libri!" Poi ne ho tirato uno io e la mamma gli ha dovuto fasciare la testa. Ah, che belle le storie dei bambini. Qua dentro un mucchio di libri. Non ho bisogno di leggerli però, so già tutto, è grandissimo. Ah, i bambini, croce e delizia. Ora possiamo aprire la stanza buffa in cantina. Ma vorrei prima andare per di qua. Sta cosa del trenino mi ricorda inevitabilmente Final Fantasy VIII, per forza. Ci abbiamo le manine? Apri il rubinetto? Sì, tanto non pago io l'acqua. È a posto. Questa è la cantina. Qua giochiamo a nascondino. Accendi la luce o finisci per inciampare. La cassa è chiusa. Ok, la chiave non apre qui. Abbiamo trovato un sacco di roba fica qui. Libri ammuffiti, contenitori ammuffiti, formaggio ammuffito, di tutto ammuffito. Una volta siamo venuti qui, le luci erano spente e Tommy è caduto giù per le scale. Si è rotto un dente, ma tanto era brutto già da prima. Ah, ok, sono collegate.
mobile pieno di libri impolverati, pieno di porcellane cinesi mai utilizzate apparentemente, cassa è chiusa, scatoloni pieni di fogli colorati. Ok. Beh, ho visto cose molto più strane in altre cantine, quindi nulla di anomalo. Libri della serie Animorph impilati, pieni di polvere. Oh, non mi dice niente, c'è qualcosa sì, ma non ne ho idea. Ok, vediamo un po' la stanza strana in cantina. Non sappiamo nulla di questo Johnny, chissà cosa può esserci. La chiave era nascosta. Vediamo un po'. Sembra di essere in una caverna. Una vista piuttosto strana. Non è esattamente roba da film horror, ma comunque. Un carillon rotto, fantastico. Cioè, fantastico perché questa sa un po' di cosa da film horror, no? Le bambole inquietanti, il carillon, sono dei topos piuttosto ricorrenti negli horror. Ah sì, io vorrei esaminare sti cosi però. Un ornitorinco di pezza, per nulla inquietante. Sembra puccioso abbastanza. Sembra puccioso abbastanza da infastidire Neil. Potrebbe tornare utile. Dai un colpetto, no dai, prendilo. Un coniglietto di carta. Un origami. E prima abbiamo visto il libro sugli origami, abbiamo visto dei fogli colorati, si utilizzano per gli origami. Ok, sì, un po' inquietante questa stanza. Cioè, gli origami di per sé non sono inquietanti, ok, ma vedere tutti questi origami e poi tutti con lo stesso soggetto, non sono variegati, sono tutti di conigli. Vedere sta roba qui in questa stanza, nella cantina, chiusa a chiave, cioè, è un po' strano, no? La musica drammatica in sottofondo. L'hai vista? Musica drammatica e misteriosa. Cosa sapete dirmi di quei conigli? Niente. Il vecchio non ha mai fatto entrare nessuno, per cui non glielo abbiamo mai chiesto. Ce ne sono altri a dire il vero. Dove? Dentro il faro abbandonato, si trova dietro la scogliera. Ti ci porto, abbiamo le chiavi. Non avevate il permesso di andare nemmeno lì, immagino. Ricordatemi di non portarvi mai in gita a casa di Neil. Allora, andiamo al faro? Non vorrei dire, ma fa davvero freddo fuori, però... andiamo. Ma va bene, potrei scoprire qualcosa in più su questi conigli dopo tutto. E sul paziente. Andiamo al faro. Sì, vabbè, io esco con i figli della tipa senza manco avvisarla. Però vabbè, anche è anche vero che sti marmocchi, peperini, sicuramente conoscono il posto. L'avranno visto chissà quante volte e non ci stiamo allontanando molto. Eccolo là. Dobbiamo andare più giù per arrivarci però. Ah, ho dimenticato il mio paracadute in casa. Quindi si trova a un livello inferiore. E questo è il faro che abbiamo visto nel menu principale di gioco, quindi già capiamo che anche lui ha la sua importanza. A volte nei menu principali di gioco mettono cose un po' a caso, o comunque nulla di importante per il gioco in sé. In questo caso invece quel faro è tanta roba. Oh no! Il mio pallone! Me l'hanno bucato! Ah, adesso si spiega. Certo, però un pallone che ha tipo la...
La mimetica, non lo so, la... Da roccia, un po' strano. Aveva un aspetto stupido comunque, infatti. Ma era il pallone con motivo forestale più perfettissimo della storia. La sviolinata in sottofondo. Oh, chi è stato così crudele? Guarda, ti compreremo un'altra palla al lavoro concluso. No, vi prego. Davvero? Certamente, dobbiamo affrettarci però. Pallone con la skin da sasso. Spero, così li porto in strada, credo. Sì, vabbè, li sto rapendo sti bambini. Quanto fumo. Chi è lo stupido che l'ha fatta schiantare? Non io. È buio fuori, non vi fa paura? Certo che no, abbiamo i nostri personaggi. What? Personaggi? Tommy è un super cavaliere, io sono una maga potentissima. Ah, che bello il gioco di ruolo da bambini. Sì, sconfiggeremo tutti i cattivi. Oh, è molto carino in realtà. E il tuo personaggio qual è? Il mio è un personaggio? Non ce l'ha, non è mica forte come noi, lei. Ehi, non ci metterei nulla a crearmene uno. In realtà io ci metterei una vita a crearmi i personaggi sui giochi di ruolo, lasciamo perdere. Aspettate e vedrete. Posso commentare con i bambini la macchina? Forse non è meglio fargli vedere lo scoiattolo, no dai. Avranno tempo per maturare. Per casa... Wiles, credo, Wills. Sempre dritto. È il cognome di Johnny. Cioè tutta questa è proprietà sua, quindi, accidenti. Oh, uno scoiattolo. Uno scoiattolo che dorme. E andiamo a rompere le scatole. Oh no, bambini, è un malvagio scoiattolo venusiano. Addirittura. Ecco qua, momento ilarità, momento simpatia. Niente paura, piccoli, vi difenderò io. Ok, attacchiamo questo pericolosissimo scoiattolo venusiano. Calcio vulcanico, sberla tornado, sembra... Oh, pugno dell'apocalisse, però ha vinto tutto. Intensità, grida. Grida ancora più forte. Ulula alla luna, wow. Tuo tempo è scaduto, scoiattolo venusiano. Fermati, o diciamo alla mamma che picchi gli scoiattoli. Sì, e lei chiama la protezione animale, stavo per dire la polizia. Che? Ma stavo solo. Ma vi piacciono i giochi di ruolo, scusate? Dovresti vergognarti. Chiamiamolo Teddy. Ok. Dimentichiamoci di quello che è appena successo. Che ne dite? Sì, ok. In uno di questi momenti un po' simpatichini presenti nel gioco. Ma stai tranquilli perché ci sarà spazio anche per la serietà. A voglia. Santo cielo, a voglia. Ancora sta musica che sa davvero di mistero e anche di infanzia, con questi suoni da xilofono. In memoria di River e Wiles, la moglie di Johnny, evidentemente è seppellita qui. Quindi il brano che suonavano prima i bambini, composta da Johnny, To River, era dedicato a lei. All'inizio uno può pensare, vabbè, To River,
River in inglese vuol dire fiume, quindi uno può pensare, vabbè, un componimento dedicato, che ne so, a un fiume, o comunque ispirato, che ne so, allo scrosciare dell'acqua di un ruscello, ste cose così molto naturalesche. Invece poi, quando si scopre che il nome della defunta moglie di Johnny è River, uno fa il collegamento. River Wiles. Era la moglie di John? Boh. Dai, dai, dobbiamo vedere ancora il faro. Andiamo. Anche qui una cifra di origami. Eccoci. Ok. A quanto pare non lo accendono da anni, quindi è un faro comunque non più utilizzato. Un coniglietto di carta multicolore. Tutti gli altri erano monocromatici, effettivamente. Questo è composto da due colori. Ehi, questo non c'era la settimana scorsa. Sì, sì, Johnny deve essere tornato qui prima di ammalarsi. Sei l'unico in due colori, eh? Sapete, questi cosetti sono molto difficili da creare. Un hobby peculiare, comunque. Oh, il telefono. È Watts. Tutto pronto? D'accordo, sarò lì tra poco. Perché una suoneria così brutta? Perché spaventa i mostri cattivi. Sbrighiamoci, dobbiamo fare ritorno. Ho ottenuto origami a forma di coniglio. Oh, perché non ripassi tra una mezz'oretta? Sai, non c'è mica un tizio moribondo qui. Ho avuto un contrattempo. Con uno scoiattolo. Anch'io ho avuto un contrattempo. Si chiama lavoro. Oh, rinfodera il predicozzo. Per una volta che sono io quella in ritardo. È tutto pronto, almeno? Certo che è tutto pronto. Si dà il caso che io sia una persona affidabile. Il tuo casco è sul divano. Vamos. Fatemi vedere giusto un secondo sti quadretti. Il dipinto di un faro che si affaccia su un picco scosceso. È il faro che abbiamo appena visto. Il ritratto di una donna con in mano qualcosa di giallo e blu. Ovviamente quell'origami che è diverso dagli altri e quindi presumibilmente ha una qualche importanza. Il dipinto di un animale, di qualche tipo, deve essere un ornitorinco, quindi anche lui ha una sua qualche importanza. Un dipinto raffigurante un allegro terzetto. Marmocchi, ok, non posso chiacchierare. Beh, adesso potrei interagire con il divano e proiettarmi dentro la testa di Johnny per iniziare piano piano questo processo di comprensione della sua mente e dei suoi ricordi, per creare poi questa simulazione della realizzazione del suo più grande sogno, andare sulla luna. Alcuni estratti di riviste mediche. Ok. Mi permetta, è che non riesco a tenere a freno la curiosità. Come funziona? Riscriverete la sua storia come riscrivereste un romanzo? Spieghiamo. Così scopriamo qualcosa in più.
No, non possiamo creare nuovi ricordi direttamente. Come ci riuscite, quindi? Non lo facciamo noi. La macchina svolge la maggior parte del lavoro in automatico. Chiaramente non ci pagano abbastanza da... Ah, c'è un punto, però vabbè. Non ci pagano abbastanza da costringerci a sporcarci le mani. Non a tal punto. In parole povere, noi dobbiamo soltanto farci strada tra i suoi ricordi e arrivare il più lontano possibile. Dopodiché trasferiremo il suo desiderio di andare sulla Luna. Alla ricostruzione artificiale di quel mondo e al suo io antecedente. Implementando un nostro algoritmo, la macchina simulerà un percorso alternativo per il paziente. Con una differenza: egli sarà motivato dal desiderio, opportunamente registrato per il resto della sua vita. Quindi vi affiderete a lui, ma mantenere il desiderio di qualcosa gli basterà per ottenerla? È davvero possibile? Tutti abbiamo dei sogni, ma ben pochi di noi li realizzano. Nel mondo reale svariate ambizioni si susseguirebbero, affievolendosi tutte, presto o tardi. Questa è una gran lezione di vita, purtroppo è così. Una persona inizia sempre con della dedizione, a un certo punto tuttavia la passione viene meno e ci si arresta. Ma se mantenesse quello slancio iniziale per tutta la vita, se la soddisfazione di quel desiderio diventasse necessità ineluttabile, è un potere immenso, ben più di quanto si possa esprimere a parole. Questo mi ricorda un po' Inception. Detto questo, l'ambizione non serve a una ceppa a un morto, meglio darsi una mossa. Oh, certo, vi chiedo scusa. Quindi sì, adesso è tutto ancora più chiaro, no? Non si tratta dunque di semplicemente accontentare, realizzare questo sogno così di botto, tipo loro gli entrano in testa e fanno che adesso lui magari ha qualche anno in meno, ok, perché magari è un po' troppo vecchio, sarebbe brutta come realizzazione del sogno e sarebbe anche poco credibile, no? Lui che arriva sulla Luna così acciaccato, cioè anche all'interno di una simulazione non si godrebbe comunque bene questa esperienza, no? Non si tratta di una realizzazione del tipo, vabbè, ti togliamo 20 anni e facciamo che adesso tu arrivi sulla Luna. No, si tratta di una creazione di questo scenario partendo dalle basi della vita dell'individuo. Cioè loro adesso scaveranno nel passato di Johnny e grazie alle informazioni che recupereranno saranno in grado di creare uno scenario plausibile di che cosa sarebbe successo se. Che cosa sarebbe successo se Johnny avesse studiato per diventare un astronauta, ad esempio. E a questo punto mi viene da chiedervi, voi che cosa ne pensate? Voi accettereste di vivere un'illusione che però è realistica in stile Matrix, ma che è comunque un'illusione, che però vi permette di vedere realizzato questo vostro grande sogno che nell'arco della vostra vita purtroppo non siete riusciti a realizzare? Sull'anticamera della morte accettereste di vivere questa esperienza? Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se voi lo fareste e per quali motivi o se non lo fareste per quali motivi. E tenete conto che a fine gioco vi rifarò questa domanda e vedremo se avrete cambiato idea o no dopo aver visto questa esperienza qui con Johnny. Si accomodi, io terrò d'occhio le condizioni fisiche di John nel corso dell'operazione. Il tuo casco è sul divano, vamos! Pronti o non pronti, ci siamo.
Questo dovrebbe essere il ricordo accessibile più recente. Disattiva l'audio per tutti, eccetto Johnny. Fatto, diamo il via allo spettacolo. Puoi controllare la tua posizione nel tempo muovendo il mouse in alto ogni volta che vuoi. Ok, siamo ancora nel crepuscolo della vita di Johnny. Noi dobbiamo andare via via più indietro. Ok. Credo di aver scelto Rosalind come personaggio che controllo per tutto il gioco. Non era una scelta solo per andare con i bambini. Non me lo ricordavo, però vabbè, non credo cambi molto. Johnny? Oh, che gradita sorpresa. Non riceviamo molti visitatori da queste parti. Sono la dottoressa Eva Rosalyn e lui è il mio collega Von Matterhorn, il dottor Lorenzo Von Matterhorn, il dottor Neil Watts. Ha mai sentito parlare dell'agenzia Sigmund per la generazione di nuove vite? Oh, siete l'agenzia? La trovo una fortunata coincidenza. Stavo giusto considerando l'idea di prenotare un appuntamento. Lily, portaci del tè per cortesia. Lily? Il fatto è che, ecco, lei ci ha già chiamato. Veniamo da un futuro relativamente prossimo per adempiere al contratto che abbiamo siglato. Abbastanza scioccato, perché lui credeva di essere nella realtà, invece. Cioè, provate a immedesimarvi, no? Che voi nella realtà, per come la percepite la realtà, vedete questi due che si avvicinano e vi dicono: ah sì, tu ci hai già contattato perché stai morendo, e quindi immaginatevi un pochettino. Piano nonno, se cadi al precipizio dovremmo ricaricare questo ricordo. Finisci Anil, ha più un minimo di rispetto. Sta cosa mi fa pensare tantissimo a una situazione che c'è nel videogioco Soma, che vi consiglio di vedere perché è bellissimo pure quello. Non dico di più per non fare spoiler e per non perdere troppo tempo. Però sì, anche questa cosa fa riflettere molto, no? Che questa qui è comunque una simulazione. È un programma, loro potrebbero resettarlo, no? Se lui morisse, no? Ci fosse qualche, non so, disconnessione. Tutto molto insensibile, però, no? Vedere questa cosa come semplice sequenza di 0101. Però di questo si tratta, di fatto. Però, insomma, è complicato, no? Lo sai anche tu che è solo un programma, è molto insensibile. Ma anche l'ultima memoria a cui abbiamo accesso, la sua piena collaborazione è indispensabile. Male che vada, lo resettiamo. Guarda che... abbiamo tempo da buttare, secondo te? Quindi anche lei sa che comunque si tratta solo di un programma. Signori, signori, io sono qui, voi mi state parlando davanti di tutte ste cose. Voi siete qui per portarmi sulla luna, vero? Complimenti, perché comunque credo che una situazione del genere ce ne vorrebbe di tempo per capire e accettare la situazione. Capire, ok, quindi questa è solo la mia mente, io nel vero mondo, anche se per me questo, per come lo percepisco io, è il vero mondo, ma a quanto pare non lo è. Nel vero mondo sto morendo e adesso queste persone sono qui per aiutarmi a realizzare il mio sogno. Ci vorrebbe un po' di tempo, immagino. Sì, John. Sapete, credo di aver avuto una bella vita.
non bella quanto avrebbe voluto, sembrerebbe, visto che si è rivolto a noi. Sempre veramente... non lo so, dovremmo creare forse un aggettivo ad hoc per il dottor Watts. Allora, potete farlo? Potete portarmi sulla luna? Non direttamente, non senza il suo aiuto almeno. Per quale motivo vuole andare sulla luna? Non lo so. Il mistero si infittisce. Il sogno della vita di quest'uomo e non sa perché ha questo sogno. Va tutto bene, può dircelo. È necessario se vogliamo garantire la riuscita di questa operazione. Ah, lei pensa che lui non voglia dirlo per qualche motivo, magari si vergogna. Vuole andarci per la fama, per i soldi? Dovrà essere motivato da qualcosa, no? Vi chiedo venia, io non lo so, davvero. Quindi lui davvero non sa perché ha questo sogno. Forse se ne è dimenticato strada facendo nel percorso della vita. So solo che lo voglio. Si preannuncia una monumentale rottura di Zebedei. Ovviamente, visto che era fra parentesi quadra, era una cosa che ha pensato, non l'ha detta a voce. Ciò non di meno, Johnny, ecco cosa faremo. Lo scopo è raggiungere la sua infanzia, ma essa è troppo distante per un unico salto temporale. Pertanto viaggeremo attraverso le sue memorie, retrocedendo fino a quel periodo gradualmente. Lei ci ha già autorizzato a farlo, nel futuro da cui proveniamo. Generati una serie di terminali di accesso che fungeranno da collegamento, faremo ritorno qui. Sarà allora che dovrà aiutarci a proiettare il desiderio di raggiungere la luna nel suo io infantile. È tutto un po' abracadabra, un po' incasinato, ma ok. O salire su una catapulta gigante. Sì, ok, suppongo anche quello sia un metodo per raggiungere la luna. Molto da cartone animato, forse. Ergo dovrà avere qualcosa di più convincente di un non lo so. Se ciò mi porterà davvero sulla luna, vi darò tutto l'aiuto possibile. Ottimo. Ora, per compiere un salto temporale, abbiamo bisogno di un oggetto che abbia per lei una certa importanza. Non ha qualche vecchio cimelio a portata di mano per aiutarci a iniziare? Perfetto. Sempre sto origami di coniglio. Procediamo? Prima le signore. E ottenuto note, luna. Posso premere ESC? No, per ora no. Dobbiamo prima preparare il ricordo. Aspetta un attimo. Dottor Neil Watts, tecnico manutentore specializzato, Sigmund Corp. Luna, descrizione, l'obiettivo. La luna nel ricordo di Johnny è piena. Ah, interessante indizio. Dobbiamo prima preparare il ricordo. Qui c'è questo mini gioco. Completa il ricordo, clicca sulle sfere per ribaltare i tasselli. Ah, ok, ho sbagliato, ma sti cavoli. L'oggetto può ora essere attivato per un salto temporale. Attiva il ricordo, yes. Scusate, per quanto riguarda la mia privacy, effettivamente scaveremo nella sua vita. Faremo del nostro meglio affinché non sia violata oltre il dovuto.
Sono però tenuto a dirle che nella maggior parte dei casi alcune infrazioni sono inevitabili. Eh beh, immagino. Porta zero i parametri di visibilità e interattività. Sarebbe un problema se si accorgessero di noi. Fatto, fatto. Contenta? Porca miseria, ma cos'è questa ossessione per i conigli? Sto sudando freddo. Dovevamo controllare alla voce disturbi mentali prima di accettare l'incarico. Ma che... mi ha sentito? Impossibile. Deve essere parte del suo ricordo. Rimango della mia idea. Dei disturbi mentali. Bah, basta parlare a Vanvera. Cerca un ricordo per il salto successivo, piuttosto. Grazie. Beh, in realtà non c'entra niente. La... interagisci con l'ambiente per trovare collegamenti, ok. Sì, dobbiamo collezionare 5 elementi per poi poter fare il prossimo salto. Comunque sì, non c'entrano niente i disturbi mentali. È che quest'uomo ha perso la moglie. L'ha persa 2 anni fa e questo ricordo deve essere evidentemente molto vicino a quel periodo del lutto. Comunque, fermiamoci qui per ora. Piano piano scopriremo il passato di Johnny, il perché dei conigli, dell'ornitorinco, del faro e soprattutto perché quest'uomo vuole andare sulla luna. Siamo solo all'inizio di una storia bellissima e commovente.